Quando io ho visto il mio amico, già i colpi erano stati inferti perché lui era pieno di sangue. E l'altro era immobilizzato, il mio amico ha avuto la forza di sbatterlo contro il mio cancello. Ancora inveiva contro il carnefice. Nelle parole di un testimone, il racconto dell'orrore che si è consumato in questa strada di Mascali, a pochi chilometri da Catania. Prima un diverbio, poi la lite, infine dei colpi di forbice sferrati alla gola. A terra, in una pozza di sangue, cade il 41enne Antonio Raciti, portato in ospedale da un'ambulanza e morto dopo 5 ore di agonia. Io dicevo: Antonio, stai calmo, fermo, se no ti esce più sangue. Però lui si voleva alzare, ma perdeva conoscenza e cadeva. A sferrare i colpi, dicono gli investigatori, Giampiero Blanco, 49 anni, ora in carcere. Tutto è successo ieri intorno a mezzogiorno. La vittima e il carnefice, probabilmente divisi da dissapori personali, si sarebbero incontrati, forse per un chiarimento. E proprio sui rapporti tra Raciti e Blanco si stanno concentrando gli sforzi investigativi dei carabinieri. All'origine della lite, forse, una relazione con la stessa donna.